Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di patate, uova e pomodorini prezzemolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, sale, patate, cetriolo, pomodorini ciliegino, datterini gialli, olive nere, uova, sale, pepe, olio. E per la salsa prezzemolata, prezzemolo, aglio, olio, filetti di acciughe sott'olio, aceto di mele, origano, acqua fredda e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Un cucchiaino di sale. Posizionare il cestello con le uova. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le patate sono cotte. Trasferire in una ciotola capiente e lasciare intiepidire. Le uova sono cotte, sgusciarle e tagliare a pezzetti. Abbiamo svuotato il boccale. Aggiungere alle patate i pomodorini. Il cetriolo, le olive, olio, sale, pepe ed amalgamare bene. Aggiungere l'uovo. Ed amalgamare. Mettere nel boccale il prezzemolo. L'olio. L'acqua fredda. L'aceto di mele. L'aglio. Il sale. L'origano e i filetti di acciughe ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 7. La salsa prezzemolata è pronta, versare sulle patate. Amalgamare. Impiattare e servire. Insalata di patate, uova e pomodorini prezzemolate. Grazie e alla prossima ricetta.